Pace del Signore nostro Gesù Cristo, cari fratelli e sorelle, vi voglio condividere una parola da parte di Dio, un messaggio attraverso il quale Dio ha parlato al mio cuore, prima di tutto a me, per poi trasmettervi anche a voi questa parola di edificazione, affinché tu e io siamo incoraggiati da parte del Signore a consacrarci sempre di più per vedere la sua gloria, la sua maestà, la sua potenza nelle nostre vite. Alleluia, gloria al Signore. Atti degli Apostoli, capitolo 19. Voglio leggere con voi un paio di versetti nel nome potente di Gesù Cristo. Amen. Atti 19 verso 11 e dice: e Dio faceva prodigi straordinari per le mani di Paolo. Dio faceva prodigi straordinari per le mani di Paolo, al punto che si portavano sui malati degli asciugatoi e dei grembiuli che erano stati sul suo corpo, e le malattie si allontanavano da loro e gli spiriti maligni uscivano da loro. Cari, che gloriosa verità! Dio faceva prodigi straordinari per mezzo delle mani di Paolo. E ti voglio dire, caro fratello, cara sorella che ascolti, Paolo era un uomo come noi, con le nostre stesse debolezze, imperfezioni e lacune, con le nostre stesse mancanze, con i nostri stessi combattimenti, ma per mezzo delle mani di un uomo Dio faceva prodigi straordinari. A volte noi ci domandiamo: ma perché non vediamo i miracoli? Come mai oggi non vediamo quei prodigi, quei miracoli, quelle potenti operazioni di cui ci parla la Bibbia? Perché non vediamo morti risuscitare? Perché non vediamo paralitici che si alzano? Perché non vediamo guarigioni? Non vediamo quei miracoli di cui la Bibbia ci insegna? È forse cambiato il Signore? No, cari. Gesù Cristo è lo stesso. Alleluia. Ieri, oggi e in eterno. Ma manca qualcosa nelle nostre vite. Manca qualcosa di essenziale nella Chiesa di oggi. Manca qualcosa di indispensabile nella Chiesa del 2015. Manca la consacrazione. Le mani di Paolo erano consacrate a Dio. Le mani di Paolo erano mani santificate. Le mani di Paolo erano mani dedicate al servizio del Signore. Per le mani di Paolo, di un uomo, Dio faceva prodigi straordinari. E tu, per cosa stai utilizzando le tue mani? Per quale motivo, per quale ragione, per quale scopo stai usando le tue mani? Come usi le tue mani? Come stiamo usando le nostre mani? Cari nel Signore, o le tue mani sono usate come strumenti da Dio, o le tue mani saranno usate come strumenti per il peccato. Ecco perché Dio faceva miracoli straordinari, prodigi straordinari attraverso la vita di Paolo, perché la vita di Paolo era consacrata a Dio. Le mani di Paolo erano mani consacrate a Dio. E noi dobbiamo stare attenti a quello che facciamo con le nostre mani. Con le tue mani puoi fare cose che non sono gradite davanti a Dio. Con le tue mani potresti picchiare qualcuno, con le tue mani potresti rubare, con le tue mani potresti masturbarti, con le tue mani potresti prendere un bicchiere di alcol per cadere nel vizio,
con le tue mani potresti offendere qualcuno, fare dei gesti. Con le tue mani potresti prendere una sigaretta. Con le tue mani potresti toccare qualcosa che non è gradita davanti a Dio. Cosa stai facendo con le tue mani? Con le nostre mani noi possiamo lodare il Signore, possiamo alzare le mani. Come dice un canto, quando alzo le mani, io comincio a sentire. Con le nostre mani, cosa stiamo facendo, cari nel Signore? Vuoi vedere prodigi straordinari da parte di Dio nelle tue mani? Consacra le tue mani a Cristo, consacra le tue mani al Signore. Non dare spazio al peccato nelle tue mani. Non dare spazio al peccato, alle tentazioni con le tue mani. Con le tue mani potresti prendere il telecomando e andare a vedere dei programmi immorali, peccaminosi. Con le tue mani potresti cambiare canale con le tue dita. Potresti mandare dei messaggi tramite il telefono, tramite internet, dei messaggi immorali che Dio non gradisce, dei messaggi carnali, peccaminosi. Cosa stai facendo con le tue mani? Con le tue mani potresti toccare parti del corpo che non va bene davanti a Dio, per farti provare un piacere carnale che non appartiene ai figli di Dio. Noi dobbiamo consacrare la nostra vita al Signore affinché noi possiamo alzare mani sante, mani consacrate a Dio. Puoi dire: le mie mani sono unte dal Signore. Puoi dire con la tua bocca, col tuo cuore: le mie mani sono consacrate, sono unte dal Signore. Alleluia. Con le mie mani io voglio servire il Signore. Voglio adoperare le mie mani per pregare per gli infermi, per prendere la Bibbia, alleluia. Con le mie mani voglio prendere la Bibbia, voglio leggere, voglio proclamare l'Evangelo. Cosa stiamo facendo con le nostre mani? Fratelli e sorelle, questo è molto importante, perché dice che Dio faceva prodigi straordinari per le mani di Paolo. Può il Signore usare le tue mani per fare miracoli straordinari? Da chi sono usate le tue mani? Le tue mani sono usate da Dio, dallo Spirito di Dio, per fare miracoli straordinari? Per fare il bene a questo mondo che perisce? Da chi sono usate le tue mani? Dal Signore? Chi è che sta usando le tue mani? O è Satana che usa le tue mani per farti peccare, per farti provare dei piaceri che sono perversi, sono maligni, carnali? Non usare le tue mani per il peccato, metti le tue mani al servizio del Signore. E questo brano ci parla di una totale consacrazione a Dio. Solo così noi potremo vedere prodigi straordinari da parte dell'Iddio Onnipotente, che non muta, che non cambia. E Lui vuole usare le nostre mani per fare meraviglie, per mostrare la Sua potenza, per manifestare guarigioni, liberazioni, miracoli straordinari. Metti le tue mani al servizio del Signore. Consacra la tua vita al servizio del Signore, come Paolo. Paolo era un uomo consacrato. Paolo aveva dedicato la sua vita al servizio del Signore. Ma se Paolo avrebbe usato le sue mani per il peccato, per la carnalità, per masturbarsi, per fare cose sgradite, illecite davanti alla presenza di Dio, sono certo che Dio non avrebbe potuto usare le mani dell'apostolo per fare prodigi. Dio non avrebbe potuto usare quelle mani. Dio vuole usare le nostre mani. Consacriamo le nostre mani al Signore. Non peccare più.
Non dare più spazio alla carnalità con le tue mani. Dai spazio allo Spirito Santo. Consacra le tue mani al Re dei Re. E la tua vita sarà uno strumento di benedizione. Consacra il tuo essere, la tua vita, il tuo corpo. Il corpo di Paolo era consacrato per questo, che Dio poteva fare miracoli straordinari per le mani di un uomo. Dio vuole fare miracoli straordinari per mezzo delle tue mani, delle mie mani. Dio vuole guarire gli ammalati, Dio vuole spezzare i legami. Quando noi preghiamo, quando noi imponiamo le mani, la potenza dello Spirito Santo si vuole rivelare, manifestare. Consacra la tua vita, il tuo corpo, le tue mani a Dio. Perfino il corpo di Paolo era così ripieno di Spirito Santo, era così unto, così consacrato, che perfino i vestiti che erano su di lui, perfino gli asciugatoi, i grembiuli che erano stati sul suo corpo, venivano impregnati dall'unzione dello Spirito Santo, e portavano quei grembiuli, quegli asciugatoi, quei vestiti agli ammalati, quei vestiti che erano unti dallo Spirito Santo, perché Paolo era un uomo consacrato. E quando portavano quei panni addosso agli ammalati, le malattie scomparivano e i demoni uscivano da loro, perché c'era l'unzione dello Spirito Santo. Perché Paolo, alleluia, pur essendo un uomo come te, un essere umano come te, come me, con le sue debolezze, le sue difficoltà, i suoi combattimenti, Paolo aveva deciso di consacrare l'intera sua vita al Signore Gesù Cristo. E allora il Signore poteva operare cose straordinarie, meraviglie straordinarie, prodigi straordinari per mezzo della vita di Paolo. Consacriamoci a lui, fratelli. Santifichiamoci. Mettiamo la nostra vita a disposizione del Signore e lui ci ungerà. Lui metterà il fuoco suo nella nostra vita, nelle nostre mani. Digli: Signore, perdona i miei peccati, perdonami di ogni carnalità, purificami, Padre, col fuoco dello Spirito Santo. Metti il tuo fuoco nelle mie mani. Alza le tue mani al Signore in questo momento. Metti la tua vita a sua disposizione. Consacrati e il Signore ti farà vedere meraviglie straordinarie. E tu e io vedremo la sua potenza, la sua gloria. Metti la tua vita. Alleluia. Digli: Signore Gesù, metti il tuo fuoco nelle mie mani. Purifica, ungi il mio corpo, i miei occhi, la mia lingua, i miei piedi, l'intero mio essere, ogni membro del mio corpo. Metti il tuo fuoco nella mia vita, nelle mie mani. Signore, serviti di me. Signore, io mi voglio consacrare a te. Io mi voglio arrendere interamente a te. Signore, eccomi. Padre, nel nome di Gesù, metto la mia vita, consacro la mia vita al tuo servizio. Metti la tua unzione nelle mie mani, Padre, nel nome di Gesù. Fama sherebe katai, fammi vedere la tua gloria, fammi vedere i miracoli straordinari, la potenza tua. Alleluia. Consacriamoci al Signore. Metti tutto nelle sue mani. Metti tutto il tuo essere nelle mani del Signore e lui ungerà le tue mani. Le tue mani diventeranno un canale di benedizione. Metti la tua vita nelle sue mani e lui metterà il suo fuoco nelle tue mani, nel nome benedetto di Gesù. Amen e amen. Gloria al Signore. Gloria al Signore.